Ragazzi, buongiorno. Stamattina sono in un posto meraviglioso, è una montagna dove spesso vengo a fare un po' di qigong, un po' di meditazione. Infatti è strano, oggi è il primo... è una location diversa, però mi piaceva molto l'energia che mi sta dando e quindi... Niente, volevo farvi questo video qui, adesso. Per questa settimana, quindi per la settimana che va dal 3 al 9 di febbraio, ho scelto un oracolo nuovo che si chiama The Goddess Oracle ed è un oracolo ispirato praticamente a tutte le dee, a tutte le divinità femminili, e ogni dea dà un suo messaggio molto, molto potente. Quindi io estrarrò tre carte, la prima che va appunto vale per la prima parte della settimana, la seconda che varrà per la seconda parte, per la parte centrale della settimana, e la terza varrà per il fine settimana. Quindi adesso io mischio, perché tutto è stato così improvvisato, quindi mischiamo un attimo questo oracolo bellissimo. Tra l'altro, scrivetemi voi che cosa state facendo. Io, ecco, appena mi sono svegliata stamattina ho visto il sole, ho detto no, devo assolutamente venire qui a fare a fare meditazione. Poi mi sono portata dietro un po' di oracoli, ho detto forse ci esce pure una lettura, e infatti è uscita. Ovviamente non volevo farvela mancare, ci mancherebbe, l'avrei fatta comunque, però mi sono sentita di farla qui. Allora, estraiamo subito la prima carta per la prima parte della settimana, ed è, attenzione che mi casca tutto, Mau! Aspetta che ve la faccio vedere, la vedete? C'è questa praticamente Mother Heart, perfetto! Cioè praticamente Madre Terra, Mau, c'è questa donna che ha in mano il Gaia, praticamente ha in mano Gaia, il pianeta Terra, e il messaggio è: sei chiamato, ve lo traduco dall'inglese, you are called upon to help with environmentalism, sei chiamato a proteggere l'ambiente. In questo periodo la nostra madre terra Gaia ha molto bisogno di noi. Questo significa, cioè questa donna proprio che tiene in mano la terra, questo ovviamente non significa soltanto impegnarci a fare la raccolta differenziata, a mangiare cibi sani, sostenibili, ma anche proprio, ecco, a allineare le nostre vibrazioni con quelle di Madre Terra, perché noi siamo, il nostro corpo è un canale che unisce praticamente Padre Cielo, quindi l'energia Yang, l'energia maschile, a Madre Terra, che è l'energia Yin, l'energia femminile, e con questa carta io leggo questo, che noi siamo chiamati cioè praticamente a essere dei canali di energia tra il cielo e la terra. Quindi che significa? A equilibrare le energie tra il cielo e la terra, e nella nostra vita, infatti quello di cui mi occupo è anche riequilibrare, no? Il riequilibrio delle energie maschili e femminili, e quindi a riequilibrare le energie maschili e femminili, a essere consapevoli che per esempio noi donne abbiamo molto più bisogno di connessione col nostro cuore, per poi ispirare gli uomini a anche loro entrare in contatto con le loro emozioni. Madre Terra, Gaia, ha bisogno dell'unione tra l'uomo e la donna, dell'unione tra il cielo e la terra, che è nient'altro la metafora appunto dell'unione tra uomo e donna, quindi a portare pace nei nostri cuori, perché se noi possiamo fare tutti gli atti di ambientalismo possibili e immaginabili, come anche facevo io, però se nel nostro cuore coviamo rabbia, rancore verso, non so, verso i nostri ex, verso i nostri partner, abbiamo delle relazioni difficili, o anche con i nostri genitori, questa carta ci invita a fare questo, a riappacificare, a riequilibrare le energie, a riaprire i cuori, e anche se dice vabbè, che c'entra con la terra? C'entra, perché la terra ha bisogno di un'energia di pace e di armonia, e noi possiamo essere da canali per questo tipo di energia. Quindi grazie, Mau.
Adesso questo, quindi questa è la carta che vale per la prima parte di questa settimana. Già mi piace tantissimo. Adesso vediamo per la seconda parte della settimana che cosa ci dicono di fare. Allora, peschiamo da questo oracolo meraviglioso che già ci ha portato un messaggio fantastico. Allora, prendiamo questa qui. Diana. Che bella! Diana Focused Intention, intenzione focalizzata, ci dice, vedete la vedi la carta? Ecco, adesso forse non la vedevi prima, c'è questa donna con una spada, con un arco che mira praticamente al suo obiettivo e ci dice, mantieni, questo ve lo traduco sempre dall'inglese, mantieni i tuoi pensieri unwavering, feelings and action, focus on your target and you will make your mark. Ci dice, mantieni i tuoi pensieri, i tuoi sentimenti e la tua attenzione focalizzati sul tuo scopo e raggiungerai l'obiettivo. Infatti c'è questa donna che molto spesso noi pensiamo che essere, come dire, essere focalizzati, avere uno scopo nella vita, queste cose qua sono cose più da uomini. Invece in realtà adesso si è tutto capovolto perché siamo molto focalizzate, molto, però lei lo fa con molta femminilità, cioè Diana mantiene focalizzati i propri obiettivi con molta femminilità e secondo me lei ci sta dicendo che non serve tante volte lottare per raggiungere un obiettivo, ma semplicemente eliminare il superfluo, come adesso mi sento, sto nella natura, sento che tutto è così semplice, no? Così focalizzato. La natura stessa ci insegna il minimalismo, la semplicità. Lei ti dice mantieniti semplice. Manifesta i tuoi desideri dal tuo cuore e vedrai che sarà anche molto più facile poi mantenere focalizzata l'attenzione per realizzare la vita che desideri. E quello che ci sta dicendo è che la nostra felicità, la nostra realizzazione dipende proprio dal nostro obiettivo di vita, dalla nostra missione dell'anima, dal nostro scopo di vita. Questa è una cosa che non mi stancherò mai di dire. Cercate, trovate la propria missione sul mio canale, trovate dei video che vi parlano proprio di questo, di come trovare la propria missione di vita, perché è questo quello che ti darà la vera felicità. Grazie Diana. Quindi questa è l'energia da mantenere per la seconda, per la parte centrale di questa settimana. E invece adesso andiamo a vedere che cosa ci dicono di fare per la parte finale. Affidiamoci alle idee ancora una volta. Sono uscite due carte. Allora, vediamo un po'. Riuscite a vederla? Si chiama Sekhmet, Be Strong. La vedete? È una dea bellissima, tutta viola, connessa benissimo con il chakra della corona. Allora, Sekhmet ci dice di essere, mamma che bella! È una donna, praticamente, guarda, non so se riesci a vedere, a vederla. Aspetta, dove devo mettere qua? Ok. È una donna che ha, praticamente è tutta circondata del colore viola, quindi il chakra della corona, quindi l'intuizione. E poi ha questo occhio, un po' egiziano, infatti sicuramente è una dea egizia. E ha un'aquila e un sole sopra la sua testa. E poi ha questi leoni che la difendono alle sue, diciamo, alla sua destra e alla sua sinistra ci sono questi leoni. E lei ci porta questo messaggio, ascolta bene. Tu sei più forte di quello che pensi di essere e la tua forza ti assicura un risultato felice. Bellissima questa cosa. Praticamente Sekhmet ci invita a ritrovare la forza che è dentro di noi e questa forza non è una forza come ho detto prima che deriva dal fare le cose con sforzo, ma semplicemente questo viola mi ispira a parlarvi di intuizione, quindi a meditare, meditate di più. Sekhmet adesso mi sta dicendo di passare a voi il messaggio di meditare, di connettere comunque, di connettervi spesso con l'universo, con Dio, in modo che vi potranno arrivare
vi potrà arrivare tutta la forza. Noi spesso la forza la cerchiamo nella mente, ma la forza vera sta nel cuore e sta nella connessione con l'universo. Anche come sto facendo io adesso, cioè spendete del tempo nella natura, passate del tempo della natura, perché questo vi aiuta a essere più focalizzati, più vi aiuta a liberare le emozioni represse. E quindi lei ti dice: sì, sii forte, sei più forte di quello che pensi di essere. La tua forza sicura, non puoi sbagliare. Cioè, se tu ti connetti con l'universo e ti senti parte del tutto, non puoi sbagliare. I risultati saranno sicuramente risultati felici. Ok, quindi raggiungerai il tuo obiettivo. Quindi io penso che questi messaggi siano fortemente collegati l'uno con l'altro. Quindi da lunedì iniziamo diciamo, a riequilibrare le nostre energie, a sentirci più femminili e ad aprire il nostro cuore anche verso l'altro, quindi ad avere più compassione per noi stessi e per l'altro. E questa energia di compassione ci aiuterà diciamo, a raggiungere anche il nostro obiettivo, perché più apriamo il cuore e più realizziamo il nostro obiettivo di vita, perché è il collegato proprio all'apertura del cuore. E Sekhmet ci dice: guarda che non ti puoi sbagliare, perché adesso hai ritrovato la tua vera forza che deriva dal cuore e dalla connessione con l'universo e dal riequilibrio delle tue energie maschili e femminili. E quindi i risultati, ecco, è la conclusione, proprio il cerchio si chiude e ci dice che la conclusione non può che essere felice. Se vuoi approfondire questi argomenti, ho un gruppo privato che si chiama Brilla come una dea e per adesso è ad 1 euro, cioè se entri praticamente per il primo mese paghi 1 euro, ti becchi tutti i miei corsi, corsi sulla missione, corsi sulla legge d'attrazione, corsi sulla femminilità, su come essere femminile e poi se vorrai continuare ci sarà un abbonamento mensile. Ti invito caldamente a entrare perché adesso a breve la prossima lezione che farò sarà proprio su come riequilibrare le energie, come praticamente ristabilendo la nostra, diciamo, si chiama, è basata sul riequilibrio del rapporto con la figura paterna, perché molto spesso noi non lo sappiamo, ma molto diciamo, noi non riusciamo a realizzare anche la nostra missione e non riusciamo a riequilibrare le energie perché non siamo in pace con nostro padre, con la nostra figura paterna che rappresenta l'energia maschile dentro di noi. Se questa energia è un'energia ferita, purtroppo faremo molto più fatica nella vita a realizzare la nostra missione dell'anima e per questo ho deciso di fare prossimamente nel mio gruppo Brilla come una dea, di cui ti metterò il link qua sotto, di fare questi video. Questo è un video che andrà su anche su YouTube, quindi se non sei iscritto al canale iscriviti subito, tocca la campanellina, così ogni volta che farò nuovi video ti arriverà una notifica e lasciami un like, scrivimi qua sotto quale tra queste tre dee ti risuona di più, se questo messaggio ti è risuonato e ci vediamo al prossimo video.